Ciao a tutti amici di Mi End, oggi vi presentiamo il Galaxy Note 2. Volevamo presentarvelo già qualche settimana fa perché ce l'abbiamo già da un po', però abbiamo avuto dei contrattempi, però abbiamo avuto tempo di testarlo meglio. Allora, ovviamente non viene fornito così come lo vedete adesso. Questa qua è una cover della Samsung che ho preso io, che come potete vedere è ancorata alla back cover del telefono. Costa 30 euro e ha anche il modulo NFC come la cover che trovate all'interno della scatola del telefono. Allora, all'interno della scatola troviamo ovviamente il caricabatterie bianco, non solo perché il mio cellulare è bianco, ma anche per le versioni nere o rosse, quelle speciali, eccetera, è sempre bianco, scelta di Samsung. Poi che altro, le cuffie in-ear buone di plastica, ma in ottima fattura. Manualistica e poi null'altro. Andiamo avanti. Il cellulare, allora, è un 5 pollici, quindi io ho la mano non piccola e come potete vedere mi ci sta abbastanza bene. Problema, io sono una di quelle persone a cui sudano tanto le mani, come potete vedere, e essendo il cellulare in plastica, diciamo che questo difetto si sente, si nota un po' di più. Vantaggio della plastica e del colore bianco è che i graffi si notano di meno, molto meno. Infatti, se lo si pulisce è praticamente perfetto ancora. Questo è il cellulare già acceso. Come potete vedere, abbiamo la touch wiz di ultima generazione e abbiamo degli shortcut qua sotto che ovviamente nel mio caso non saranno attivati perché ho messo un codice di sblocco, cioè saranno attivati dopo che inserisco il mio codice di sicurezza. Il cellulare ha un processore quad core Exynos da 1,6 GHz, molto molto performante, fa girare il tutto molto 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 velocemente come tra poco vedrete. 2 GB di RAM, quindi anche questo favorisce una velocità davvero di esecuzione perfetta. Programmi multitasking senza problemi, giochi, eccetera. Vi farò vedere anche Real Racing 3, che è uscito da poco sul market, che veniva distribuito gratuitamente, tra l'altro. Quindi andiamo a sbloccare il telefono. Ah, il codice di sicurezza non ve lo faccio vedere. Eccoci qua. Questo è il cellulare. Adesso abbiamo le solite schermate della Samsung personalizzabili, aggiungendole lì, come potete dire, c'è il più o rimuovendole, trascinandole sul rimuovi. Io ne tengo 4 perché già sono abbastanza, per me sono già troppe. Abbiamo dei widget soliti, team, eccetera, quelli lì ve li mettete voi, meteo e così, così via. Particolarità del telefono: alla fine i telefoni adesso più o meno a grandi linee si assomigliano tutti. Particolarità di questo telefono, da cui appunto prende il nome, è Note, per cui possiamo prendere delle note. Essendo il Note 2 ha una penna molto più precisa con rilevamento della pressione. Samsung ha fatto un accordo con la Wacom per questo supporto, diciamo. Infatti, il modulo che supporta il telefono è di Wacom. Come possiamo vedere, segue molto fedelmente. Adesso vi faccio vedere. Userò la matita, che forse no, stavo già usando la matita, ok, ve lo avvicino. Se io adesso proviamo a disegnare qualcosa, scusate. Allora, facciamo tipo un viso, ok? Scusate se faccio, ma faccio fatica a disegnare perché, sapete, con la videocamera, eccetera. Però capite, vedete, se riuscite a vedere, mi sembra 300 punti di pressione, una cosa del genere, quindi riesce benissimo a rilevare quanta pressione state mettendo. Se riuscite a vedere quando io, aspettate che mi avvicino col telefono, quando avvicino la penna, allora, qua, stupido io, quando avvicino la penna esce un pallino, vedete, che si trasforma in freccetta o comunque servizi utili all'utente, senza toccare il monitor, cosa molto bella. Anche questa è studiata da Wacom. Alla fine cos'è tutta questa tecnologia dietro questa penna? La penna ha un modulo al suo interno che comunica con uno strato del monitor. È praticamente tra l'LCD del monitor sopra hanno messo un pannello che rileva
le onde di questa penna, quindi riusciremo perfettamente a muoverci. Lo possiamo usare come dito anche, diciamo, è tranquilla, è bella, molto bella, è cosa utile, soprattutto se studiate o a lavoro, università soprattutto. Poi, facciamo vedere, ok, altre caratteristiche, se io metto la penna senza toccare, potete vedere, l'immagine si ingrandisce. Poi mettiamo che devo inviare questa pagina a un amico, tutta questa, faccio semplicemente così e il cellulare mi fa uno screenshot di tutta la pagina che mi viene salvata nelle bozze delle immagini. Apriamo un'immagine, qua la penna non ci serve, vabbè, mettiamo che vogliamo, vi faccio vedere il crop, ovvero se tengo premuto il tasto che, non so se riuscite a vedere qua, sì, questo qui. Lo tengo premuto e seleziono una parte, tipo mi interessa questa parte dell'immagine, inviarla a un amico. Faccio questo crop, come potete vedere che esce, e posso inviarla con qualsiasi applicazione che ha funzionalità di trasmissione dati a qualsiasi utente o qualunque cosa, tipo Google Drive, eccetera, eccetera. Wi-Fi Direct, che è un'altra cosa interessante del telefono, con cui ci permette di trasferire da immagini eccetera con altri cellulari tramite SBeam. Ovvero SBeam è un'applicazione che ci permette di avvicinare il telefono a retro con un altro dispositivo dotato di NFC e trasmettere dei dati. Io ho fatto la prova con un Note 2 e un S3. Ecco, l'unica cosa ci si trova un po' in difficoltà, perché il Note 2 ha l'NFC posizionato qua in alto nella back cover, ok? Il Samsung Galaxy S3 ce l'ha qua in basso nella batteria. Quindi quando si deve trasferire il dato, praticamente bisogna fare tipo dei giochi di mani prima di riuscire a trovare le due antenne e non è per niente comodo. Quindi non lo so, sarebbe un pochino da migliorare a parere mio, però. Ok, rieccoci. Adesso usciamo da questo lato, faccio vedere sempre con la penna, tanto quello che faccio con la penna è quello che si può fare anche con il dito. Andiamo in lettore video, ok, come potete vedere se io, vedete, non sto toccando il monitor, mi avvicino e basta, mi parto un'anteprima del video. Questo qua non ha, come potete sentire, non ha suono perché è in slow motion, ovvero riesce a fare il video il cellulare 8 volte più lenti della velocità normale delle cose. Quindi in un secondo ci mette 8 secondi a scorrere. Quindi mi sono messo con accendini e cose varie. Scusate, ho bloccato il telefono, ok? Accendini e cose varie a vedere quanto veramente il frame rate si riesce a vedere quando si svolge il video. E in alcuni casi è anche una cosa divertente. Ovvero, quando si accende l'accendino si vede proprio lo scoppio della fiamma che si apre, poi sale e diventa la fiamma che vediamo noi ad occhio nudo. Poi, che altro? La musica. Andiamo, vediamo qualche canzone. Scusate, direi che questo non è il caso, andiamo su qualcosa di un po' più leggero. Facciamo One More Night dei Maroon 5. Come sentite, l'audio è alto. E come vedete, se giro il telefono mi esce cover e informazioni su automatico, casuale, eccetera, eccetera. Cosa scomoda se prendete questo tipo di cover, a parte che come potete vedere si sporca subito, e vabbè, quando chiudete il telefono, magari state ascoltando la musica, se voi lo lasciate così l'audio viene leggermente soppresso, mentre se il cellulare viene lasciato così e la cassa è libera, grazie a una, diciamo, sgamata di Samsung, che ha fatto un piccolo rilievo, come potete vedere, di penso 1 mm circa, il cellulare sta leggermente alzato e l'audio esce perfettamente, cosa furba e intelligente a parere mio. Aspettate che rimetto
Ok, quindi vabbè, messaggi classico, non vi sto neanche a far vedere. Anzi, facciamo terzi, facciamo che è l'altro socio di Mi End. Proviamo a scrivere qualcosa. Scusate, ma ho fatto un sacco di errori, come potete vedere. Perché la posizione è scomodissima, però la tastiera va decisamente bene. Ovviamente anche la S Pen qua volendo ci viene incontro, facendo cosa? Qua c'è una T, io la clicco, cancello tutto e semplicemente scrivo con la mia calligrafia, che adesso non ha capito niente perché ho la mano sollevata, però se io mi appoggio meglio, mi faccio vedere che dovrebbe andare. Ciao. Lorenzo, per lo spazio ho dimenticato, è così. Quindi comunque va, vedete, dovete mettervi un po' con calma perché se scrivete male, capisce a modo suo, diciamo. E questo funziona in tutti i campi di testo che avete a disposizione. Questo è il multitasking che conoscerete. Adesso vi faccio vedere anche il browser. Allora, abbiamo il solito archivio, vabbè, l'all share che si connette a televisioni, eccetera, Samsung, eccetera, eccetera, ma solito archivio. L'archivio è comodissimo, ovvero vi fa vedere quello che c'è, che risiede all'interno del vostro dispositivo. In cartelle potete spostare, fare, installare APK direttamente da qua. Poi torniamo in applicazioni, calcolatrice, calendario solito. Calendario, cosa interessante è che si può scriverci anche sopra, cliccando qua, diventa diciamo un calendario testuale, ovvero su tipo devo fare qualcosa il 12 marzo, scriviamo andare Lorenzo e lo lascio lì, poi chiudendolo, tornando al calendario, non si vedrà più. Quando io torno a casa che ho preso l'appunto, semplicemente riclicco lì e mi esce scritto cosa devo fare. Comodo anche questo per motivi di velocità e diciamo per ricordarsi meglio, avendolo scritto con la nostra calligrafia dovrebbe essere un po' più carino, diciamo. Come potete vedere, si aprono quando tolgo la penna, che ha un sensore all'interno del cellulare che capisce quando viene estratta, una pagina preimpostata con l'elenco delle cose che posso fare, cioè magari voglio fare un biglietto di compleanno, mi esce un preimpostato e io ci scrivo dentro quello che volete scrivere. Queste funzioni non mi interessano, sinceramente a me non piacciono più di tanto. Quello che uso di più è il disegno a mano libera che vi ho fatto vedere prima. Ad esempio, un disegno che ho fatto Iron Man, che mi ero messo lì ed è venuto discretamente. Non trovo molta utilità nell'S Note per uno che non lavora e non studia, perché effettivamente non è questa gran cosa, cioè a nessuno serve prendere una nota così al volo, proprio se non ha impegni di lavoro o comunque di studi. Che altro? Allora, download, vabbè, fa vedere. Dropbox ci dà i soliti 20 GB gratuiti, le mail solito, non ve le sto, cioè sempre è il classico Android, fotocamera, prendiamo qualcosa di esempio. Allora, aspettate che intanto guardo se è settata, ok. Togliamo il flash automatico, mettiamo non attivo, mettiamo un cavetto USB allungabile. Qua il flash però ci serve. Ok, mettiamo sulla foto. Ho messo a fuoco. Perfetto. Sa fare scatti in sequenza, tenendo premuto. 20 scatti, ci proporrà il migliore e ci dirà se
vogliamo tenerlo o no. In galleria noi troveremo il migliore di tutti i 20 e cliccandoci sopra troveremo anche gli altri 20 scatti. Comunque, la fotocamera adesso non ve la sto raccontare perché comunque Samsung mette un sacco di opzioni, ovviamente facendo lei stessa anche fotocamere, la Galaxy Camera appunto ultima uscita, quindi se non le sa fare lei queste cose non so chi le debba fare. Gmail è solito come mail normale. Google Talk, Google Plus, Google Talk, scusate, Google Plus, guida, impostazioni sono una marea. Abbiamo Wi-Fi, Bluetooth, utilizzo dei dati che ci spiega come stiamo utilizzando i dati, come potete vedere, e le applicazioni, il consumo che hanno fornito durante il loro utilizzo. C'è la modalità offline che è la modalità aereo. NFC SBIM che vi dicevo prima, e poi all share e connessione varie, e poi un'infinità di roba che non sto a descrivervi. Cioè, queste qua sono cose che dovete guardarvi poi più attentamente voi quando prendete il telefono. In generico è un buon telefono e va bene. Internet, adesso ve lo faccio vedere, prima vedo se c'è qualcosa che mi sono dimenticato. Vabbè, Maps è il solito. Samsung App è praticamente lo store di Samsung, nulla di eccezionale, a me non piace perché mi sembra, scusa, passatemi il termine, una cinesata. E cioè, lo faccio vedere giusto per onere della cosa, già che si apre così a me non piace. Cioè, se a voi piace questa roba azzurrina, buon per voi. A me fa letteralmente bleh. Questo è il termine che userei per il Samsung Apps. Less Voice a volte va, a volte no. Aspettate che adesso lo riavvio. Cosa desidero fare? Vediamo. Mi dici il meteo di domani? Vediamo. Le previsioni per domani sono parzialmente coperte. Come vedete, ha preso bene il comando. Manda un messaggio a Lorenzo Terzi. Ok, Non ho trovato Lorenzo Trelaria tra i tuoi contatti. ecco, questo è un esempio Accetta. palese di come funziona bene. E inutile, ecco, diciamola così. E che altro? Nulla. Adesso semplicemente vi faccio vedere un attimo il browser. Abbiamo la pagina della Dell preimpostata. Allora, va molto più veloce il browser, quello diciamo predefinito, cioè internet. Google Chrome io l'ho installato e lo uso spesso, ma per una questione di agevolezza mia, dato che lo uso sul PC, ma effettivamente va molto meglio internet preimpostato. Vi facciamo un benchmark. Usiamo un qualcosa di un po' più, usiamo Antutu Benchmark, anzi non ve lo faccio, faccio vedere il risultato. Ha dato 13.666 in risparmio energetico, che già da solo sarebbe un ottimo risultato, ve lo faccio adesso senza risparmio energetico. No, scusate, ho sbagliato, dove sta? Inizia il test. Allora, il test è un po' lungo, questa parte forse dopo poi la tagliamo perché effettivamente è davvero lungo, ci mette qualche minuto. Comunque la CPU, la RAM, cioè le cose che vado ad analizzare sono tutte molto performanti. Io definisco questo cellulare per ora, che ancora non ne sono usciti con octa-core eccetera eccetera, forse il miglior cellulare in commercio in questo momento o comunque giù di qua. Come potete vedere, sta facendo il test della CPU, adesso ci farà vedere delle immagini e delle sequenze, diciamo, interattive per vedere come appunto potrebbe girare un gioco, i frame per secondo, eccetera, eccetera. Ovviamente ci mette un po' e mi scuso, però 41%. Devo dire che di solito dà un risultato che è intorno ai 17.000, che non è per niente poco, diciamo. Aspettiamo un attimo. 50, ecco.
Adesso voi da video non lo vedete estremamente fluido, però è molto molto fluido. Diciamo che ha, a definizione di Google, che va descritto l'iPhone un po' burroso nei movimenti, diciamo che lo ricorda molto, anche se l'hanno denigrato. Questo qua è un benchmark su delle azioni di gioco. Adesso, come potete vedere, man mano si creerà l'ambientazione. Sotto ci sono i frame per secondo, che in questo momento erano 57, cioè molti. Ecco, qua abbiamo l'OpenGL, e come potete vedere i frame calano drasticamente a 20 frame per secondo. Infatti, come potete vedere, è scattoso, in quanto l'occhio, per vedere qualcosa in modo fluido, deve vedere almeno 30 frame per secondo. Quindi vediamo qualche scatto, però è già un ottimo risultato, eh. E poi è davvero pesante l'immagine, piena di ombre e dettagli dinamici, quindi è un cellulare comunque. Anche se c'è un video, come potrete vedere sul sito di telefonino.net, in cui viene usato proprio come computer. Viene attaccato a una docking station e gli permette di fare operazioni da ufficio. Ha quasi finito, vediamo quanto ci dà questo benedetto risultato. Ok, vediamo un po'. Ci dà 17.602, come io avevo detto. E come potete vedere, il punteggio è classificato un 5 stelle, perché comunque è davvero davvero alto. Che altro? Vi faccio vedere al volo un gioco e poi direi che abbiamo finito. Vi faccio vedere, come avevo detto, Real Racing, giusto per darvi un'idea di quello che andrete a comprare o comunque a vedere. Ah, questo gioco già nelle sue prime due versioni era davvero davvero molto bello. In questa forse ha migliorato anche. Io non so perché, ma non sono predisposto a colori azzurrini su applicazioni per cellulare, quindi ecco, ci danno una Lamborghini, quindi proviamo. Peccato che non ho abbastanza soldi. Ok, usiamo lo sfascione che uso di solito. Questa bellissima Nissan, eh? Che è tipo del 15-18, parere mio, però è giusto per fare. Già, la definizione del monitor, come si può vedere, è bellissima. Cambiamo visuale, ok. La grafica è in HD, quindi il gioco è stabile, veloce per frenare, tocchiamo lì, ma dato che la guida è assistita, frena in automatico. Come potete vedere, l'ambientazione è perfetta, anche se ci scostiamo, usciamo dalla pista e comunque non andiamo addosso a muri immaginari, cioè è stato fatto davvero bene il gioco. Ultima, ma non ultima cosa, il multi-windows, che sarebbe questo qui. Allora, tenendo premuto la freccia indietro qua sotto, il tasto soft touch qua, uscirà questa casellina. Se noi la premiamo, mettiamo tipo, non lo so, Google Chrome, e poi ci serve Maps. Lo spostiamo qua. Ci si apriranno Maps e Google Chrome, quindi io potrò leggere tranquillamente qualcosa. Succede spesso che magari leggiamo un indirizzo su una pagina web dove dobbiamo andare e poi dobbiamo chiudere la pagina, cercare su internet, riandare sulla pagina, invece così è molto più comodo. Leggiamo l'indirizzo, alziamo un pochettino Maps, cerchiamo, abbassiamo e abbiamo di nuovo la pagina. Semplice, veloce, efficace, è stato messo anche sull'S3, un'ottima cosa, buono, utile, mai usato. Ripremendo
torna tutto come prima. Il cellulare in definitiva è un ottimo terminale. Il voto personale è un 9 pieno, 9 e mezzo, anche se non fosse per qualche piccolo neo, diciamo, per l'NFC che va un po' così. Problemi da quando l'hanno aggiornato la versione 4.1.2 con la connessione wireless che ci mette un po' di più ad essere presa. E problema riscontrato sia sul Note 2 sia sull'S3, i terminali a volte si spengono, cosa non buona. Oppure vi faccio vedere un altro esempio. Se io, vabbè, questa parte avete visto il codice di sblocco, ma comunque faccio così. Se noi aspettiamo 2 o 3 secondi, 5-6 secondi in teoria, a volte lo fa, a volte no, il monitor si accende e mi dà la schermata da scrivania, ovvero la schermata che dovrebbe assumere quando lo mettiamo nella sua docking station e lo teniamo in ufficio. Cosa che non dovrebbe fare, anche perché cosa fa? Il monitor si riaccende anche se è chiuso, quindi già uno spreco di batteria. E il LED qua in alto, che sarebbe un LED blu, multicolore per tutte le notifiche, però esce blu, inizia a lampeggiare continuamente, quindi magari lo prendiamo e ci sembra che ci sia arrivato un messaggio, cose varie, diciamo che non è una bella cosa. Un po' di nei da sistemare, però un ottimo cellulare. Tempo che sistemano i nei, sono usciti cellulari nuovi, quindi ormai vi direi di aspettare. Questo è tutto da Claudio Fradale, ciao a tutti.